Sto registrando adesso. Ok, ciao. Ma questo è un video per il mio canale o per il tuo canale? Questo è per il tuo, abbiamo per detto, no? Ok. Lo vuoi fare per il tuo? Vai, ok. Sì, okay. Però i cipollotti dove li mettiamo? Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere non sono a casa mia. Ormai nei miei video non sono più mai esatto. A casa mia. Ormai mai. Dovrei farti pagare per quando vieni a casa mia a girare i video. Esatto. Non ho più una casa ragazzi, comunque. Beh, continuo a guardare lì, devo guardare qua, ok. Comunque, oggi siamo qua con Lorenzo. Infatti questa è casa sua. Perché dobbiamo fare la reaction ad un trailer epico. Epico, che è appena uscito. Anzi, appena non lo so, è uscito da un po'. In realtà è uscito tipo da un mese e mezzo. Vabbè, però noi la facciamo, facciamo adesso lo stesso. Facciamo finta che sia appena uscito. Perché dobbiamo seguire la tradizione. Visto che l'anno ovviamente scorso siamo andati a vedere insieme un certo film. E questo è il sequel. Va visto, va visto. Ovviamente stiamo parlando di 50 sfumature di rosso. Capolavoro incompreso. Esatto, esatto. Con la nostra cara Dakota Johnson, che abbiamo apprezzato tanto in 50 tantissimo, sfumature tantissimo di nero l'anno scorso. Quindi io direi di partire subito. Già l'anteprima del video sembra imbarazzante. Imbarazzante. Quale? Ci sono tre video, sono tutte e tre imbarazzanti. Questa, io metterei la prima. Trailer sì. Finale, aspetta. Però. Cosa vuol dire? Hanno fatto tanti trailer. Oh no. Aspetta, mettiamo quello più lungo. 3 minuti e 37. Ok. Aiuto. Bene, sei pronto? Sì. Oh mio Dio. Ho già visto cose. Moto d'acqua, bocche che si muovono. No, oh, mamma. Buongiorno moglie. Moglie. Marito. Ah, agghiaccio. Sembra tua light. Guarda fuori dalla finestra. Lui è sempre più stalker. Ti porto via per questo weekend. Ti porto via. Viverei in un sogno. Lo sto facendo con te. Che culo. Cioè ti porto via, no. Neanche le chiedo. Perché? Gli ha leccato una gamba. Una gamba, bello. Estasi. Ufficio di Anna Gray. Ah, era lì. Potrei non aver finito a quell'ora. Posso guidare io? No. No, no, no. E lui è sempre un maschilista del cavolo. Per noi. È splendida. Christian. È la Madonna. È la Madonna. Ti allestirò una casa favolosa. Ma perché deve essere così st'architetto? Marchione. Esatto. Se io non fossi qui. Anna. Oh no. Puoi chiamarmi signora Gray. Oh, BC. Devo comportarmi male più spesso. Ci stanno seguendo. Ma chi? Ma chi mi segue? Perché è diventato un thriller all'improvviso? No, adesso. Come stai, Anna? Jack, che cosa vuoi? Oh mio Dio, scandalo. È tornato. Adesso può toccarla dentro il recinto. Vedi. Dentro il recinto. Christian. Christian. Ho giurato di proteggerti e lo farò. Mamma mia. Non che puoi tenermi in gabbia. Ho giurato di amarti fedelmente. Rinunciando a tutte le altre. Ci sei ma rinunciando a cosa? Sei un idiota. E di darti conforto nelle difficoltà. Finché morte non ci separi. No, muoio, no? Che mi sfidi. Io spero di sì. Ah, ecco, arriva il momento. Perché posso. Ah, ghiaccio. No, vabbè. Cioè, sul finale del trailer ci stava diretto da Lori del Santo. Esatto. Praticamente sarebbe. Io ci avrei creduto, se l'avesse diretto esatto. Lei. Comunque, vogliamo commentare questa cosa. Oddio, prima che parta. Okay. Vogliamo commentare questo bellissimo trailer. Che dire, so. Sono sempre un po' incommentabili queste cose, nel senso che, cioè... Boh, vabbè, cioè, è un po' trash shot. Un po'? Beh, almeno il trailer ha montato bene. Ok, va bene, diamo pure il punto a favore al montatore del trailer, però... Però, insomma, in realtà... Si prospetta una cosa molto ma molto divertente secondo sì, me. Sì, anche da, secondo da me. Al anche cinema. Perché il lato thriller dell'ex, cos'era? L'ex capo, l'ex di, capo lei, di lei che era infogliato con lei e lei l'ha rifiutato. Quindi lui ha deciso di perseguitarla. Esatto. Anziché, non so, provare a pensare a qualche altra ragazza. Così sì, anche come... perché, boh, vabbè. Non si capisce perché sta qua, che è una deficiente. E che non è neanche così. Ma sai, fosse almeno carismatica. Esatto, ma. Avesse una personalità, boh. Sì, che invece è insignificante. Invece no. Fisicamente nella norma direi, non questa ragazza per cui, diciamo, tutti cioè, vorrebbero. Non è Scarlett Johansson. Esatto. Ecco.
però non ha neanche una personalità, questo è proprio il suo problema, non avere personalità, e esatto, quindi non si capisce. Comunque lui che la perseguita potrebbe essere una cosa un minimo interessante, non lo so. Interessante intendiamo dire la cosa che ci farà andare più ridere, cinema, probabilmente, esatto. Cioè, come nel 50 sfumature di nero, il momento in cui all'improvviso Christian è sull'elicottero, precipita e poi parte la scena alla Berger Hills. Oh mio, diciamo, Dio, che ridere, è vero. Anna, sono tornato per sono te. Tornato. Mamma mia. Comunque, niente, questa era la nostra reaction a questo meraviglioso trailer. Non vediamo l'ora che esca il film per andarlo a vedere, e ovviamente faremo dei video a riguardo, cioè per una forza, recensione si perché ormai è tradizione. Scava. Esatto. Peccato che finisce con questo. Infatti, speriamo forse cosa potremmo fare? Visto che non abbiamo fatto 50 sfumature di grigio, faremo 50 sfumature di grigio. Io non l'ho mai visto. Boh, magari lo riguardiamo. Guarda, lo riguardiamo insieme e facciamo la reaction. Mamma mia. Ok, perfetto. Quindi io ringrazio Lorenzo per essersi prestato a questa cosa inutile. Esatto. Niente, fateci sapere se voi aspettate questo meraviglioso film. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Bene, non vedo l'ora di vedere sto film. Anch'io.